sessione dalle 14.30. Buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio Camillo per averci invitato ancora una volta a questo evento. Sono Giuseppe Mauri, ho iniziato a occuparmi di mobilità elettrica sin dal 2008-2009, quando questo tema si era appena affacciato a livello internazionale. Basti che pensare che la prima auto elettrica, la Nissan Leaf, è arrivata nel 2010, la Model S nel 2012 e ho conosciuto Camillo nel 2013. L'avevamo invitato agli RS Mobility Days, allora eravamo praticamente soli, adesso invece siamo diventati una comunità, non è tanto, ma in questi ultimi 3-4 anni da quando c'è Mob si è avuto proprio un fiorire, uno sviluppo di questa mobilità elettrica, tanto che nella giornata di ieri e questa mattina proprio tutti parlavano all'unisono. Questo convegno dal titolo Transizioni in elettrico del trasporto pubblico e soluzioni di ricarica, come dal titolo, ha due anime. Abbiamo una prima sessione di tre presentazioni in cui parliamo del sistema di ricarica dei bus elettrici di ATM. Ieri abbiamo sentito che la città di Milano ha l'obiettivo di azzerare i suoi autobus a combustione interna per il 2030 e è un po' diventerà praticamente il fiore all'occhiello dell'Italia. Una successiva presentazione sarà un po' più ambiziosa e riguarderà la transizione energetica del trasporto pubblico, ma sui laghi. Andiamo a complicare leggermente, passiamo dalla terra all'acqua e lì vedremo di cosa parliamo, di che batterie parliamo, di che sistemi di ricarica parliamo e quali sono i problemi. Poi, tanto per salire in questa scala di difficoltà, andremo a parlare della mobilità elettrica aerea e vedremo che cosa si può fare, quali sono i limiti della mobilità elettrica aerea e quali sono anche i vantaggi della mobilità elettrica aerea. Poi seguiranno quattro presentazioni, ritorneremo un po' sulla terra, in cui mostreremo le soluzioni tecnologiche più avanzate per ricaricare le auto, gli scooter elettrici nei diversi contesti, in casa, in condominio, col tetto fotovoltaico, senza tetto fotovoltaico, ricarica in ambiente pubblico, veloce. Quindi copriremo un po' tutti questi argomenti. Quindi inizierei dando la parola all'ingegnere Miles Parisi, che ricopre la carica di Energy Manager di A2A, responsabile di ATM, scusate, inizia sempre con la A, però. e in particolare Miles si occupa anche dei progetti più importanti, in particolare del progetto Full Electric di ATM, che prevede appunto di dotare Milano entro il 2030 di una flotta di trasporto pubblico tutta elettrica. Prego la regia di mandare la presentazione di Miles e a Miles di fare la sua presentazione. Grazie Giuseppe, buonasera a tutti. Come ha detto Giuseppe, io mi sono occupato, insomma, tutta l'azienda ovviamente, il progetto è un progetto corale per ATM, il progetto più importante in questo momento, però ho seguito fin dall'inizio il progetto Full Electric di ATM. ATM già gestisce il servizio pubblico di trasporto pubblico con gran parte, col 70%. Il 70% del servizio con mezzi elettrici, la metropolitana, il tram, il filobus. Rimane però questo 30% di servizio gestito con i bus, gli autobus diesel. Il progetto Full Electric prevede la sostituzione di tutti gli autobus diesel con autobus elettrici. Il progetto prevede quindi la messa in servizio di circa 1200 bus elettrici, la costruzione di
3 nuovi depositi pensati fin dall'inizio come depositi full electric. La sistemazione degli attuali depositi, perché stiamo ovviamente allestendo anche gli depositi, che sono 5 attualmente, per ricaricare gli autobus, e con ciò, visto che comunque ATM già da qualche anno acquista solo energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, contiamo di eliminare completamente per il 2030 le emissioni carboniose, quindi andando a risparmiare 30 milioni di litri di gasolio tutti gli anni, che sono quelli consumati dagli autobus, e non producendo 75 mila tonnellate di CO2 tutti gli anni. Ora, quando abbiamo iniziato il progetto, ci siamo posti subito il problema di come doveva essere la ricarica, che tipo di autobus utilizzare, quante batterie a bordo, perché qui un po' tutti sanno che si può scegliere tra avere tante batterie a bordo e quindi poche ricariche, o poche batterie a bordo e tanti sistemi di ricarica. Noi abbiamo optato, seguendo un po' il mercato, collaborando molto col Politecnico di Milano, per una soluzione un po' ibrida, diciamo così. Abbiamo il night charging deposito, quindi gli autobus vengono ricaricati in deposito, e poi abbiamo degli opportunity charging ai capolinea. Nella foto adesso della presentazione si vede uno degli opportunity charging installati. Attualmente ne abbiamo installati 6 in Viale Zara, già funzionanti, e 2 in Piazza 4 Novembre, già funzionanti. Per la fine dell'anno ne installeremo altri 2, sempre in Piazza 4 Novembre, e 2 in Piazza Bottini, praticamente Lambrate. Questi sono dei pantografi upside down, adesso dopo lo vedremo un po' meglio, quindi i sistemi di ricarica non sono installati sull'autobus, ma sono installati sulla colonnina. Questa è stata, si vede bene dall'immagine, è stata anche questa una scelta per ridurre il numero degli oggetti e dei pantografi sia a bordo, quindi riducendo il peso, sia in generale, perché con un pantografo ovviamente possiamo ricaricare più autobus. Questo è il sistema di ricarica, l'opportunity charging. Sono impianti che possono erogare fino a 200 kW. Questa è stata un po' una nostra scelta. In realtà l'impianto in sé potrebbe erogare anche potenze più elevate, ma la potenza è uno dei problemi da risolvere, nel senso che la potenza, anche l'energia, ma soprattutto la potenza, non è infinita. Per esempio a Zara, dove abbiamo già installato 6 opportunity charging, abbiamo bisogno di una potenza pari a 1,2 MW, 6x2, per 200, 1200 kW di potenza installata, potenze molto importanti. Cosa succede? Gli autobus arrivano al capolinea, dopo vediamo in che modo, e fermandosi 5-8 minuti apportano, ogni volta che passano dal capolinea, una ricarica. Perché questo? Perché nonostante adesso gli autobus abbiano batterie anche abbastanza importanti, perché gli ultimi sono da 316 kWh, è una capacità che è sufficiente nel periodo estivo, nelle mezze stagioni, ma diventa insufficiente nel periodo invernale, perché questi autobus sono ricaricati tramite sistemi elettrici in pompa di calore, quindi efficienti ma elettrici. E nei periodi più freddi dell'anno il riscaldamento consuma tanto quanto la trazione. Quindi se l'autobus può completare il servizio durante la primavera e durante l'estate con la capacità installata a bordo, d'inverno questa capacità si riduce della metà e quindi non potrebbe completare il servizio. Per questo motivo abbiamo installato questi opportunity charging in giro per la città. Nei depositi invece abbiamo optato per un sistema più tradizionale, il sistema plug-in, quindi con delle prese, l'autobus la sera rientra in deposito, si attacca alla presa, un po' come il cellulare, come l'automobile, come qualsiasi mezzo elettrico, e viene ricaricato. Sono colonnine da 60-100 kW, quindi è una potenza variabile gestita da un sistema che si chiama Balancer, che eroga una potenza sulla base del numero di autobus che ci sono in deposito, sullo stato di ricarica delle batterie e anche sull'orario di esercizio, nel senso se
un autobus entra tardi, deve uscire presto, gli diamo più potenza per ricaricarlo più in fretta. Attualmente abbiamo installato 67 colonnine nel nostro deposito di San Donato, che è il primo che abbiamo attrezzato, 75 colonnine nel deposito di Viale Sarca e stiamo realizzando adesso ulteriori 25 colonnine nel deposito di Giambellino, per un totale di 167 colonnine pronte per fine anno. Questo perché ci sono arrivati contemporaneamente 167 bus, di cui già circa 150 sono in servizio, sono arrivati tutti, quei 15 che ancora mancano al servizio sono in fase di collaudo e di immatricolazione, quindi a brevissimo saranno messi in servizio anche loro. Gli autobus che abbiamo acquisito fino adesso sono autobus da 12 metri, con batterie al nickel, al litio, perché c'è poi il nickel manganese cobalto o il ferro fosfato, e sono batterie, i primi 25 avevano una capacità di 216 kWh, gli ulteriori li abbiamo già presi con batterie di capacità di 316 kWh. Quindi, come dicevamo prima, una capacità che può garantire l'autonomia durante la stagione calda e comunque senza emissioni né carboniose, perché abbiamo detto l'energia la prendiamo solo da fonti rinnovabili, e neanche inquinanti locali come ossidi di azoto, polveri sottili o ossidi di carbonio. Questo è il ciclo di ricarica di cui accennavo prima. Praticamente c'è il night charge, quindi quando l'autobus rientra la sera viene ricaricato completamente al 100%, poi esce la mattina intorno alle 6 del mattino e la prima parte della mattinata all'orario di punta lo fa senza utilizzare l'opportunity charging. Questo perché non avrebbe il tempo di ricaricarsi, cioè la sosta durante l'orario di punta è talmente breve che sarebbe inutile ricaricarlo. E oltretutto gli è sufficiente la carica che ha accumulato durante la notte. Dalle 9:30 del mattino fino alle 16:30 invece, che è l'orario di morbida, ogni volta che gli autobus passano al capolinea si fermano quei 5-8 minuti e fanno la ricarica veloce. Questa ricarica ricaricano circa tra i 15 e i 25 kWh, quindi passano una decina di volte, andiamo a raddoppiare la carica che gli diamo nella giornata e quindi andiamo a colmare il gap che ci serve d'inverno. Quindi durante tutto l'orario di punta ricarichiamo ad ogni passaggio del capolinea, poi durante la morbida di nuovo e fino alla sera utilizzano la carica residua che hanno accumulato durante la notte e durante il giorno. Rientrano in deposito e vengono ricaricati, e così sono pronti per il giorno dopo. Adesso vediamo se... Prego la regia di fare partire il video. Vediamo un attimo un video che non dura 8 minuti come la ricarica, è un po' accelerato, così sennò... Che arriva l'autobus qui, è Viale Zara, dove ne abbiamo installati 6, questo era uno dei primi installati. L'autobus si ferma sotto la colonnina. C'è un sistema Wi-Fi per far abbassare il pantografo. Un telecomando. Il pantografo si abbassa, è una ricarica in corrente continua, quindi il sistema di carica e di controllo della carica è a terra e comunica ovviamente con l'autobus. Finita la ricarica che... Che altro, finito il tempo di sosta al capolinea, l'autobus riparte. Sistema che sta funzionando molto bene, adesso è all'inizio, però è un sistema di cui siamo soddisfatti. Ecco, il cambiamento di ATM per ATM è stato un cambiamento a 360 gradi, perché
Non basta acquistare gli autobus elettrici, abbiamo dovuto ripensare ai depositi, per esempio gli autobus quando sono in deposito non li si può ammassare come si faceva prima, gli autobus devono essere disposti in modo che esca il più carico, che non può essere dietro uno meno carico, quindi abbiamo dei depositi con il parcheggio all'isca di pesce, abbiamo dovuto ripensare al servizio perché gli autobus, soprattutto la prima flotta, era una flotta che non riusciva a fare tutta la tabella per noi sono 200-250 km, quindi gli autobus dovevano rientrare e riuscire prima di avere il sistema di opportunity charging e i pacchi di batteria da 300 kWh. La manutenzione, la guida degli autobus, quindi abbiamo dovuto fare formazione ai nostri autisti. Ecco, in tutto ciò, in tutto questo progetto, stiamo progettando i nuovi depositi, abbiamo riprogettato i depositi vecchi, le ricariche, tutto ciò ATM sta cercando, di assumere nuove figure soprattutto sulla manutenzione dei rotabili, figure che dovranno essere elettromeccanici, elettronici. Si tratta anche di giovani, soprattutto giovani diplomati che verranno formati direttamente all'interno di ATM. E poi stiamo cercando autisti che devono avere la patente DE e CQC. In totale, sto facendo un po' di pubblicità, ma siccome siamo in totale dobbiamo assumere 600 persone, quindi è una cosa davvero importante. Questa è un po' la suddivisione. E stiamo cercando di assumere oltretutto persone qualificate, brave e come sempre cercare la qualità non è proprio semplicissimo, è un impegno molto grosso per l'azienda anche questo. 350 conducenti, dicevo, 116 manutentori, 30 ingegneri e poi per l'information technology ulteriori un altro, comunque decine di persone anche per l'information technology. Concludo dicendo che chiunque voglia candidarsi per una posizione ATM può andare sul sito di ATM, www.atm.it, nella sezione lavorare in ATM e proporre la propria candidatura. Grazie a tutti. Grazie a te Miles per la bellissima presentazione e per averci illustrato chiaramente come si ricaricano i bus durante il giorno. Vorrei chiederti una cosa. Avrete 1200 autobus elettrici e poi probabilmente dovete cambiare anche qualche batteria. Avete già pensato che cosa fare con le batterie che toglierete? Sappiamo che c'è stato un convegno pre-mob giovedì in cui si è parlato molto. Voi avete già un piano per gestire le batterie? Allora, il piano è, diciamo, working in progress, però sicuramente stiamo studiando, stiamo sperimentando. Nel deposito, per esempio, di San Donato, abbiamo installato un sistema di accumulo con batterie, che ovviamente adesso sono batterie nuove, però è un sistema abbastanza importante da 320 kWh, quindi è un sistema con cui sperimenteremo la carica ad isola, quindi la possibilità di ricaricare gli autobus anche senza collegarci alla rete elettrica. Vediamo anche la possibilità ovviamente di diminuire i picchi richiesti di potenza, perché una delle problematiche grosse, forse lo dicevo anche prima, è la potenza. La potenza non sempre è così disponibile, noi stiamo lavorando molto anche col distributore qui a Milano, quindi questa è una sperimentazione importante che stiamo facendo. Ovviamente il pacco batterie in futuro potrebbe essere sostituito, al posto di utilizzare batterie nuove, potrebbe essere pensato con le batterie riutilizzate dagli autobus. Grazie, quindi questa sarà la seconda vita delle batterie. È una cosa a cui non si può non guardare. Insomma. Siamo stati perfettamente nei tempi, con 15 minuti, compreso la domanda. Adesso passerei alla seconda presentazione, che sarà fatta dall'ingegnere Paolo Mazzucchelli, che è direttore tecnico di gestione governativa navigazione laghi, Maggiore Garda, Como,
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Mazzucchelli lavora da una quindicina d'anni presso Gestione Governativa di Navigazione Laghi, e i suoi compiti sono un po' la gestione tecnica della flotta, ma anche l'innovazione e la transizione energetica per raggiungere gli obiettivi del Fit for 55. Quindi lui ci spiegherà un po' gli aspetti legati all'ammodernamento, all'efficientamento, alla transizione in elettrico della flotta di Gestione Governativa Navigazione Laghi. A te la parola, Paolo. Grazie Giuseppe. Allora andiamo subito all'aspetto del trasporto navale, cioè proprio anche a questo impegno che ci richiede la comunità europea del Fit for 55, per cui la riduzione di gas serra a meno 55% nel 2030. Intanto una considerazione generale su quello che è il trasporto navale, cioè il traffico navale rappresenta l'11% delle emissioni di CO2 totali nell'ambito dell'Unione Europea. Non dimentichiamo che il Fit for 55 riguarda proprio la sfida dell'Europa al resto del mondo per essere il primo continente che va verso l'azzeramento di emissioni serra. E comunque i trasporti coprono il 3-4% totale delle emissioni di CO2. Però se andiamo a vedere, adesso non voglio portarlo nel piccolo della navigazione laghi, questa bassa percentuale di CO2 emessa nell'ambito dei trasporti mondiali, il trasporto marittimo porta circa l'80% delle merci. E vediamo anche che una tempesta di sabbia cosa ha provocato a Suez. Per cui con questo voglio dire che pur avendo la navigazione laghi un'aliquota estremamente bassa di emissioni rispetto alla totalità, ha un compito di trasporto pubblico di linea che è estremamente importante per i territori che serve, e comunque anche un impegno di fronte alla comunità, agli ambiti, agli ambienti in cui lavora, che non dimentichiamo sono ambienti di altissimo pregio paesaggistico, per cui questa sfida è stata un qualche cosa che sulla quale la navigazione laghi ha iniziato a lavorare già da qualche anno. È iniziato a lavorare, adesso vediamo come, partendo proprio su una ricerca di un trasporto pubblico di linea efficiente, ma soprattutto su quello che adesso noi abbiamo messo sotto l'acronimo FEP, sull'obiettivo del Full Electric Project. Per cui navigazione è partita già parecchi anni fa con un lavoro sulla riduzione delle emissioni che per tutta una serie di difficoltà dal punto di vista tecnologico, perché mentre sull'automotive la mobilità elettrica è partita con un grande anticipo e anche una grande massa critica, vista la quantità di veicoli che circolano, navigazione è rimasta un pochettino indietro. Per cui, perché? Perché non avevamo batterie adatte all'impiego navale, non c'erano gruppi elettrogeni di taglie tali da poter soddisfare le nostre esigenze senza doverci trovare poi in situazioni, dove un bilancio energetico avesse un bilancio energetico sostenibile avesse ragione di essere. Per cui abbiamo iniziato a lavorare sui motori a combustione interna di unità che poi vedremo nel corso della presentazione. Poco sarebbero state adatte a un'elettrificazione, per cui siamo partiti con la sostituzione con motori di ultima generazione a bassissime emissioni sui catamarani, sugli aliscafi, per poi arrivare adesso al 2021 con circa un efficientamento del 12% della flotta. Attualmente la navigazione laghi ha 98 navi dislocate sui tre laghi. Di queste 98 navi
già 10 unità hanno propulsori a combustione interna a bassissime emissioni, e quest'anno abbiamo raggiunto, dopo il periodo faticoso per tutti del Covid, che ci ha ritardato non poco i programmi, il risultato di avere due ibride plug-in. Abbiamo un traghetto e una motonave ibride, che la motonave è la Topazio, che è entrata in servizio nella primavera di quest'anno sul Lago Maggiore, e ha fatto interamente tutta la stagione primaverile, estiva, ed è tuttora in servizio, per cui è un'ibrida. Perché usiamo il termine ibrida? Perché l'energia elettrica per la propulsione è data da un diesel generatore di ultima generazione, per cui anche di quelli completamente insonorizzati all'interno della nave, più le batterie. Le attività di partenza e arrivo agli scali vengono fatte in modalità full elettrico, utilizzando l'energia fornita dalle batterie. Le tratte, diciamo, in potenza vengono fatte su diesel generatori, che oltre a dare la potenza propulsiva alla nave, ricaricano le batterie. Questo ci permette comunque di affrontare un altro problema, che è il problema appunto della reperibilità di energia. Cioè, una nave come Topazio imbarca 120 kWh di batterie, di potenza di batterie, ed è una potenza sufficiente a garantire i numerosi approdi che facciamo in una giornata. La potenza che una motonave come Topazio richiederebbe in caso di full elettrica sarebbe una potenza che si avvicina abbastanza, che si assesta tra i 2 megawatt e mezzo, 3 megawatt. Per cui in questo momento la scelta dell'ibrido è legata proprio alle nostre infrastrutture, che sono infrastrutture legate anche al resto della flotta, per cui all'impiego ancora di combustibili fossili, e delle ricariche notturne fatte con le infrastrutture che attualmente sono asservite alle attività di cantiere. L'altra nave, invece, è la San Cristoforo. È un traghetto, e qua si tratta anche di un altro approccio che ha fatto Navigazione Laghi, che è stato l'approccio di refittare una nave già esistente. San Cristoforo è un traghetto degli anni 60, aveva le caratteristiche tali da poter imbarcare gruppi e batterie. Vediamo che sono più che raddoppiate le batterie che sono sul San Cristoforo rispetto a quelle della Topazio. Ci permettevano, recuperando uno scafo esistente, per cui oltre agli aspetti ecosostenibili di questa scelta, per cui non mettere di nuovo dello scrap, non rottamare un qualche cosa che aveva ancora una sua ragione di esistere e di continuare la sua vita produttiva, ma anche di innovarlo ed elettrificarlo. Questo ci ha permesso di recuperare i tempi necessari alla costruzione dello scafo. Possiamo andare avanti. Allora, la nostra roadmap della transizione energetica. Abbiamo previsto una serie di interventi nel quinquennio 2020-2025, dove un obiettivo con le due unità plug-in è stato raggiunto quest'anno. Abbiamo adesso in costruzione delle nuove unità plug-in, che sono sempre della tipologia di Topazio e di San Cristoforo, ovvero unità nuove o unità refittate. Tre navi sono già in costruzione nei nostri cantieri di Arona, Peschiera del Garda e di Dervio, plug-in, e una in costruzione a Trieste. In più abbiamo in previsione di trasformare altri traghetti. Un altro progetto a cui teniamo tantissimo, che è nell'ambito del PNRR, è la costruzione di tre nuove unità full elettriche. Abbiamo già un'idea delle unità full elettriche, abbiamo già un'idea di quelle che sono le potenze necessarie per poterle utilizzare sui tre diversi laghi, perché tre unità, una per ogni lago, e abbiamo anche l'idea di come andare ad adeguare sia
i nostri cantieri per ricaricare queste navi, oppure anche andare a cercare durante le ore notturne, oppure andare a fare delle ricariche in hub, in scali, che poi vedremo. Con questo dovremmo arrivare comunque entro il 2025 all'efficientamento del 27% della flotta. Lo scenario full electric, su cosa abbiamo lavorato? Intanto abbiamo valutato sulle potenzialità di elettrificazione della flotta, perché non tutte le navi sono adatte ad essere elettrificate. Alla valutazione poi dell'impatto delle ricariche sulle reti locali, perché anche lì abbiamo condotto uno studio per cercare di capire quale potesse essere la disponibilità di energia compatibilmente con le infrastrutture, per cui con le cabine di media tensione che abbiamo già dislocate ad esempio dai cantieri. Poi dobbiamo anche identificare, l'ho detto prima, bene in quale contesto andremo a lavorare, perché un conto è ricaricare le navi nei nostri cantieri, un conto è andarle a ricaricare ad esempio negli scali dove operano i traghetti. E poi, anche qua come per ATM, uno studio sull'opportunità di attuare delle ricariche di opportunità anche qua in aree idonee. Quello che dicevo prima, la ricerca anche di hub al di fuori dei cantieri o dei capolinea, che possono essere Como, Arona, Peschiera, Riva del Garda, ma anche tappe intermedie dove poter operare durante le pause delle navi le ricariche di opportunità. E per questo stiamo studiando anche la possibilità di avere degli apparati di accumulo locale di energia. Potrebbe essere un deposito, un container stipato di batterie che ricarica durante la notte e si ricarica completamente per poi ricaricare la nave in mezz'ora, un'ora. Ora, nell'ambito proprio degli hub di ricarica, quest'anno abbiamo attivato l'hub di ricarica di Topazio, di nave Topazio ad Arona, stiamo attivando a Intra l'hub di ricarica per San Cristoforo, mentre sugli altri laghi, sempre nell'ottica delle navi che sono già in costruzione e speriamo nelle full electric, hub di ricarica a Como, per il momento studiati a Tavernola, dove abbiamo il cantiere e la direzione d'esercizio, e l'altro hub a Dervio, dove invece c'è il cantiere dove facciamo i grandi lavori, le riparazioni e le costruzioni delle navi. Su Garda idem, su Garda avremo il futuro su Peschiera, Desenzano e Riva del Garda, che sono anche le tre sedi da dove partono gran parte delle tratte. Allora, gli scenari. Lo scenario full electric per le diverse imbarcazioni, ovviamente nella progettazione abbiamo dovuto tenere conto dei vincoli, i volumi perché le navi non hanno delle forme così regolari da poter permettere un imbarco efficiente ed efficace di batterie che generalmente sono prismatiche, per cui lo studio dei volumi, per cui vedere se noi conosciamo la potenza necessaria a spingere la nave a determinate velocità, sappiamo quanto assorbe. Per cui abbiamo il numero di batterie, ma soprattutto il peso delle batterie. Le navi hanno la resistenza al moto delle navi varia col dislocamento, per cui nel momento in cui io andassi a imbarcare più batterie del necessario, aumenterei il dislocamento della nave, aumenterei la potenza richiesta e mi ritroverei con un sistema inefficiente. E poi un rapporto peso-potenza che diventa comunque un fattore molto importante per la vision che abbiamo nel futuro, per cui la capacità delle batterie che pensiamo che andrà a incrementare nel futuro. Allora, giusto a livello di esempio, un traghetto che disloca 500 tonnellate e viaggia 12 nodi ha bisogno di 4 megawatt di potenza in full electric nell'arco di una giornata di servizio e deve imbarcare 30 tonnellate di batterie.
una motonave 18 tonnellate di batterie, un aliscafo 130 tonnellate, un catamarano 71 tonnellate, per cui capiamo subito perché determinate unità in questo momento, in questa fase, anche se vediamo le navi, le barche di Coppa America che vanno sui foil o vediamo motoscafi di piccolissime dimensioni, viaggiare in elettrico nel nostro caso diventa un campo impossibile. Le infrastrutture, ricarica lenta notturna, noi abbiamo le navi che sostano dalle 10 alle 12 ore, le energie da ricaricare, come abbiamo detto, viaggiano tra i 2 MW e mezzo e 4 MW e andando a considerare di dover ricaricare una trentina di unità per lago, arriviamo a 12 MW. Per cui questo è proprio per dire le dimensioni sulle quali ci troviamo a giocare. Lo stesso, un pochettino più ridotto, per le ricariche di opportunità durante il giorno. Per cui noi abbiamo intrapreso questo percorso di decarbonizzazione già da tempo. Ci rendiamo conto che il nostro cammino è un cammino che sarà obbligatoriamente determinato da tappe che ci porteranno dall'ibrido plug-in di adesso al full electric, per cui le navi che abbiamo costruite hanno già all'interno il nucleo per diventare full electric. Prevediamo che 15-20 anni le batterie avranno densità di carica superiore, sbarcheremo i gruppi elettrogeni, imbarcheremo batterie a parità di dislocamento e potremo continuare ad utilizzare i mezzi sui quali abbiamo iniziato a lavorare. Oggi ci teniamo molto, come ho detto, al progetto che abbiamo attivato delle tre navi full electric, perché sarebbero un'altra ulteriore spinta anche sui territori a capire che la mobilità elettrica sul lago con navi di grosse dimensioni come le nostre è possibile e l'obiettivo comunque ambizioso è arrivare al 2050 completamente in full electric. Grazie Paolo per la presentazione, ma una curiosità, basta che mi fai una risposta veramente stringata. Com'è guidare una nave in elettrico? Allora, è un po' come l'auto elettrica che ha una ripresa che brucia tutti? No, intanto hai fatto la domanda a uno a cui piacerebbe guidare la nave ma non può, perché non me la fanno guidare. Però è un pochettino, come stai dicendo Giuseppe, effettivamente sulla nave abbiamo riscontrato che anche, ovviamente le navi le hanno provate i nostri comandanti più esperti, la guida di una nave con motore a combustione interna, per cui con qualche problemino, la coppia che serve a gestire l'elica è una coppia molto elevata, per cui col motore a combustione interna bisogna tenerli allegri coi giri. Il motore elettrico invece la coppia te la dà subito, per cui c'è una risposta delle navi che è entusiasmante anche per l'ingegnere che non la può guidare. Quindi anche le barche si guideranno in modo diverso. Grazie Paolo. Adesso adesso continuiamo con un livello di difficoltà in più. Ci spostiamo alla guida elettrica, all'elettricità nell'aria. Abbiamo con noi l'ingegnere Paolo Chiastra, membro della Commissione Industria e Energia dell'Ordine degli Ingegneri di Milano. Lui ha da sempre operato nell'industria ricoprendo ruoli di progettista di sistemi digitali e sistemista aerospaziale, quindi è la persona giusta. E nell'ambito della Commissione Energia dell'Ordine degli Ingegneri di Milano si interessa soprattutto dell'energetica dei sistemi innovativi di trasporto. Quindi darei la parola all'ingegnere Paolo Chiastra, raccomandando anche a lui i 10 minuti più 2 per le domande. Beh, intanto grazie a EMOB per l'invito e niente, oggi proprio parleremo di elettricità nell'aria. Cosa vuol dire? Non vuol dire solamente avere dei fulmini, ma avere qualcosa che è inerente a, diciamo, proprio lo spostamento di velivoli e di qualcosa d'altro oltre ai velivoli, che fino adesso non è mai stato considerato, ma che sta emergendo abbastanza velocemente.
Prima due parole sull'ordine. L'ordine degli ingegneri di Milano è praticamente un ente pubblico che per legge deve tutelare la professione dell'ingegnere. Come voi sapete, quasi tutto quello che gira per il mondo è stato progettato e costruito da ingegneri. Quindi un ponte, un'automobile o qualsiasi altro mezzo o anche un edificio è una cosa seria e seriamente deve essere interpretato. Posso dire che abbiamo circa qui a Milano 11.800-11.900 iscritti e la maggior parte di questi non sono liberi professionisti ma dipendenti, che potrebbero anche non essere iscritti. Non mi soffermo adesso sul discorso del perché e del per come è necessario iscriversi, però in generale per un ingegnere anche non libero professionista sarebbe una buona cosa iscriversi per le ragioni che vedete sotto, proprio nella parte bassa. Adesso io non sto a farvi l'elenco perché non ha un grande senso. Comunque, venendo a noi, allora, il problema di come far muovere questi velivoli con le batterie assume due aspetti, ovvero velivoli tradizionali, quelli che vedete in alto, e multicotteri. Il multicottero è qualcosa che, come dicevo prima, attualmente non esiste, sta sviluppandosi adesso. Il multicottero dà poi origine alla mobilità urbana e la mobilità urbana alla mobilità avanzata aerea. Adesso andremo a vedere un pochino questi concetti. Allora, innanzitutto il problema del veicolo elettrico è molto simile a quello della nave, nel senso che il problema grosso è il peso. Quindi cosa succede? Succede che non potremo mai applicarlo a grandi aerei e a rotte lunghe, almeno con le batterie attuali. Però tenendo presente che i propulsori elettrici sono molto efficienti, che localmente non si inquina, abbiamo la riduzione ovviamente dell'inquinamento e del gas serra, quindi c'è una spinta in questa direzione. In effetti, se vedete in questo grafico, a parità di peso, le batterie attuali sono circa 38-40 volte inferiori nel senso che pesano 38 volte di più rispetto al carburante tradizionale, diesel o benzina o cherosene. Quindi, come ho detto prima, dove possiamo utilizzarlo questo tipo di alimentazione? Sulle tratte brevi, regionali, commuter, che sono semplicemente i pendolari, oppure nell'island hopping, che vediamo nella prossima slide, oppure su aerei di piccola taglia, tipo voli intorno al campo o voli scuola. Ecco, vediamo la rappresentazione. Qui, ad esempio, abbiamo una scala di 20, vedete sotto cerchiato in rosso, di circa 20 chilometri. Possiamo immaginare, ad esempio, un Piombino Elba, ecco, tanto per rendersi conto. Lo potremmo fare con questo tipo di velivoli. Sulla destra, invece, vedete proprio il classico volo scuola, il volo intorno al campo, con aerei molto piccoli. Da notare l'estrema pulizia. Questo è sulla sinistra trovate un motore a combustione interna a pistoni, potrebbe essere anche una turbina. Sulla destra vedete che c'è un motore elettrico molto piccolo e una serie di inverter. Poi le batterie trovano posto da altre parti nel velivolo. La ricarica è fatta in maniera molto semplice per questi velivoli, esattamente come viene fatta per un'automobile normale. Attualmente vedete sulla destra un aereo certificato e sulla sinistra un idrovolante proprio
capace di fare questa l'operazione dell'island hopping che dicevo prima. In particolare, soffermatevi sul discorso dell'autonomia, che sono circa 30 minuti più una riserva di 30 minuti, perché quando si vola è necessario avere sempre una riserva per riuscire ad arrivare a un aeroporto alternato. Il futuro cosa ci aspetta? Stanno lavorando su velivoli intorno ai 19 posti, perché questa è la taglia standard per aerei pendolari. In particolare vedete una cosa molto interessante in verde, che il costo d'esercizio calcolato è di circa un quinto rispetto a quello tradizionale. Ecco perché c'è questo impulso, questa leva a costruire questo tipo di macchine. L'Italia è presente con la Tecnam, che è un'azienda molto importante campana, con la Rolls-Royce, vedete, e con una, diciamo, una compagnia aerea norvegese, sempre per il discorso del island hopping. Qui i posti si riducono a 11, ma il concetto è sempre quello. Ecco, vedete che la durata in questo caso dei voli è di circa 15 minuti, quindi non ci possiamo spostare tanto da questi parametri, dai parametri che ho detto. Ma la rivoluzione che sta arrivando, o perlomeno che si pensa che arrivi, perché qui potrebbe essere una mezza fantascienza, è l'Urban Air Mobility. Cos'è l'Urban Air Mobility? È un sistema basato su multicotteri per il trasporto di 4-5 persone che può far risparmiare tempi, come vedete nella parte alta, 10 volte mediamente su un percorso urbano e sulla destra in alto vedete che diciamo, se impiego un'ora di automobile per arrivare in un certo luogo, con questo sistema impiego pochi minuti. Però non posso usare l'elicottero. Perché non posso usare l'elicottero? Perché l'elicottero, che è una macchina meravigliosa, richiede una manutenzione altissima, quindi dei costi elevatissimi. Perché vibra e quindi ogni tot ore deve essere messo a terra e completamente revisionato, è ingombrante, è pericoloso comunque e necessita di carburante, quindi in ogni caso non è semplice rifornirlo, mentre un rifornimento elettrico teoricamente lo posso fare quasi dappertutto. Il multicottero poi ha un vantaggio, avendo più eliche nel caso di una, diciamo, di un'avaria, in generale potrebbe essere considerato un pochino più sicuro. È chiaro che i due ruoli non sono sovrapponibili, cioè l'elicottero mi serve quando mi serve portare carichi pesanti e quando devo andare lontano, per esempio con le piattaforme offshore e quant'altro. Mentre nella mobilità urbana stiamo parlando di pochi chilometri, per dire un Malpensa a Milano lo posso fare con questo sistema. Quello che è interessante è che in questo momento sono coinvolte sia le aziende aeronautiche tradizionali, come vedete nella prima serie, aziende automobilistiche e purtroppo, io dico purtroppo, delle nuove realtà che sono i service provider, tipo Amazon, tipo Uber, che si impegnano in prima persona per portare avanti questo discorso e voi capite benissimo qual è la ragione. Dal punto di vista architetturale vedete che le forme possono essere le più varie. In alto a sinistra vedete proprio un classico multicottero, nelle altre slide, nelle altre immagini vedete qualcosa che varia, cioè per esempio le ali a geometria variabile che possono permettere il decollo e l'atterraggio verticale e poi la traslazione in senso longitudinale. Ormai si può dire che ce ne siano più di una cinquantina di questi progetti in ballo. In particolare vedete Airbus, che ha presentato proprio a settembre di quest'anno il Next Gen City Airbus. Però quello che potete notare sulla sinistra è che nell'arco di tre anni, dal 2018 al 2019, hanno già eliminato due progetti. Quindi cosa vuol dire? Che l'evoluzione è fortissima. E quindi ci aspettiamo, io penso intorno al 2025-2026, di vedere qualche macchina operativa, non prima, sicuramente. Comunque quello che vedete è un quattro posti, il discorso è sempre quello, non più di quattro posti.
C'è un'altra problematica, mettere o non mettere il pilota, perché è chiaro che queste macchine più facilmente, diciamo, dell'automobile potrebbero avere un pilotaggio automatico, ma lì subentrano delle altre problematiche di ordine psicologico, perché già ci sono persone che fanno fatica ad andare in ascensore, figuriamoci con un mezzo non pilotato, magari da soli. Insieme a questo tipo di macchine però, che cosa sta arrivando? Stanno arrivando i vertiporti, e in questo caso il vertiporto è proprio l'infrastruttura adatta per questo tipo di macchine. Qual è il vantaggio del vertiporto rispetto all'aeroporto? Beh, allora, semplicemente non ha una pista, quindi l'occupazione di spazio è molto ridotta. Viene inserito in contesti i più variabili, vedete al centro in alto una stazione, sulla destra un edificio che potrebbe essere anche un parcheggio multipiano, oppure vicino a un paesino dove non c'è servizio aeronautico, dove non posso arrivare con l'aereo, oppure classicamente in un aeroporto. Ovviamente questo significherà anche tanto lavoro, perché costruire vertiporti non vuol dire solo costruire le macchine per volarci, ma significa infrastrutture di una certa consistenza. Come vedete, si stanno muovendo anche le grandi compagnie aeree come United Airlines o addirittura UPS, come dicevo prima, che hanno sulla carta ordinato un certo numero di macchine, poi vedremo se si concretizzerà o meno. Questo però tipo di movimento, di movimentazione nell'aria, diventa un nuovo modo di volare, quindi una promiscuità di oggetti che volano, quindi aeroplani, aeroplani da turismo e appunto questo tipo di nuovo veicolo. È ovvio che ci dovranno essere delle normative severe e dei canali dedicati a questo tipo di volo. È anche chiaro che non è semplice, per varie ragioni, che purtroppo il tempo mi impedisce di sottolineare. Comunque, quali sono gli impieghi? Gli impieghi sono lo shuttle, sono il taxi e sono il pubblico, la pubblica utility sostanzialmente. La differenza tra lo shuttle e il taxi è semplicemente il fatto che sono le stesse macchine usate da 4-5 persone nel primo caso, da 1-2 persone nel secondo. Io direi che ho concluso, perché appunto peso delle batterie, la durata tipica dei voli molto corti, mobilità in ambito cittadino di tipo verticale, cioè atterraggi e decolli di tipo VTOL, e poi i vertiporti che saranno estremamente importanti. Grazie Paolo, abbiamo perso un paio di minuti, però penso che la presentazione era sicuramente interessante, anche perché Milano e Cortina hanno vinto le Olimpiadi, perché hanno messo nel progetto anche la mobilità elettrica per via aerea. Hai parlato dei benefici di questi sistemi elettrici aerei, ma ci sono dei limiti, brevemente? Dei limiti ci sono sicuramente, vanno ricercati, innanzitutto nelle condizioni atmosferiche, perché è chiaro che volare con un aereo di linea è un conto, volare con un oggetto molto leggero, quando c'è vento forte, quando viene giù l'acqua di rotto, è difficile. Secondo, sono problemi psicologici, come ho detto prima. Legati alla guida autonoma? Non solo, perché anche avere sopra la testa un continuo passare di queste macchine... fastidio. Poi ci sono dei problemi sulla sicurezza, sia dal punto di vista safety che security, perché è facile abbatterlo con una fucilata, certo. Le normative e vedere se poi da un punto di vista ambientale è sostenibile, perché ragazzi bisogna fare sempre la life cycle assessment. Certo. Ok? Va bene, quindi da qui al 2025 o 2026, quando ci saranno le Olimpiadi, c'è ancora un bel po' di lavoro da fare. Bene, allora ringrazio Paolo, non so se avete fatto l'applauso.
Adesso passiamo alla parte sulle soluzioni di ricarica e darei la parola all'ingegnere Nicola Campati che si occupa di coordinare il team e-mobility di Edison Energia. Lui ci presenterà i prodotti e servizi legati per la ricarica domestica, soluzioni business to business per le flotte aziendali e anche soluzioni di ricarica d'accesso pubblico. Quindi darei la parola a Nicola. Buonasera a tutti. Ok, cosa fa Edison sulla mobilità elettrica? Allora, Edison è un'azienda che è ovviamente storica, che a livello commerciale ha come core business quello di vendere commodity, quindi energia elettrica e gas, più da un po' di tempo molti servizi, fra cui tutti i prodotti di mobilità elettrica. Ovviamente avendo una clientela molto variegata che va dal cliente residenziale fino alla grande industria, ovviamente cerchiamo di strutturare dei prodotti che vadano bene, diciamo, un po' per tutti i nostri clienti. Quindi partiamo da quello più semplice, che poi è la vendita di prodotti e servizi di ricarica domestica privata, quindi wall box con servizi di installazione abbinati alla vendita di energia elettrica e di altri servizi. Poi abbiamo anche delle soluzioni customizzate per clienti business e per flotte aziendali, che sono un po' più ovviamente complicate e meno standardizzabili rispetto a quelle private residenziali. E ovviamente abbiamo anche delle installazioni di infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico. Ovviamente non è nella nostra strategia di business di infrastrutturare tutto il territorio nazionale con delle infrastrutture di ricarica pubblica, perché siamo un operatore che lavora con la propria clientela. Però diciamo in determinate aree dove siamo presenti con le nostre centrali, con le nostre stazioni di rifornimento, con i nostri store, con la nostra presenza fisica, ci piace poi anche offrire un servizio aggiuntivo ai nostri clienti. Come dicevamo, sulla parte clienti privati, adesso facciamo un po' una carrellata di quelli che sono le nostre attività e che possono essere, diciamo, l'esempio per tutti i servizi che possono essere poi erogati nel mondo della mobilità elettrica per tutti i clienti. Quindi, partendo dai clienti privati, noi per soddisfare il bisogno del cliente che ha acquistato un'auto elettrica o ne deve acquistare un'altra, abbiamo tutta la fase, diciamo, di verifica di fattibilità dell'installazione presso la propria abitazione, facendo ovviamente un sopralluogo gratuito con dei tecnici specializzati, e tramite una rete che abbiamo, diciamo, interna, tramite una nostra società 100% controllata da Edison, abbiamo la possibilità, diciamo, di assistere il cliente sia nella fase di predisposizione dei propri impianti elettrici, di installazione delle infrastrutture e anche di assistenza post vendita. Ad oggi magari si fa più fatica di immaginare quelli che possono essere le assistenze post vendita, perché ci sono poche infrastrutture e installate da poco tempo. Però diciamo che più si andrà avanti, più ci saranno infrastrutture, più ci sarà anche la necessità di dover assistere il cliente quando magari si creeranno dei problemi successivi. Una parte, diciamo, una somma di privati e quindi di caratteristiche che possiamo riscontrare simili al privato ma un po' più complicato è la parte del condominio, dove ovviamente le esigenze di ricarica non sono di un singolo utente ma sono di una somma di utenti privati. E non tutti, diciamo, i condomini hanno le stesse esigenze, hanno le stesse dimensioni, e quindi sulla parte, diciamo, condomini non esiste una soluzione standard, quindi si va, diciamo, su questo mondo con delle soluzioni personalizzate, dove bisogna anche stare attenti a quello che è il percepito del cliente. Da quando esiste, diciamo, l'incentivazione Superbonus, che dà sì un boost, diciamo,
di installazioni e di voglia di andare avanti con la mobilità elettrica, allo stesso tempo dà delle percezioni un po' distorte da parte dei clienti, perché ci dicono spesso ok, io faccio il super bonus, non voglio pagare nulla, e quindi ci si trova, diciamo, in alcune situazioni a dover spiegare che magari alcuni interventi è necessario farli affinché si possa poi installare delle infrastrutture di ricarica e che non ricadono all'interno dell'incentivazione. Qua abbiamo messo degli esempi, diciamo, di infrastrutturazione che abbiamo fatto, che danno un po' l'idea di quelle che sono, diciamo, le dinamiche, le logiche, diciamo, di implementazione. Una è quella, ad esempio, della nostra sede di Edison di Foro Bonaparte, in cui abbiamo infrastrutturato i parcheggi per le auto aziendali con delle wall box, diciamo, fino a 7 kW, quindi in ricarica lenta e ricarica in corrente alternata, perché ovviamente l'esigenza, diciamo, delle auto che ci sono nel nostro parcheggio non richiedono una ricarica veloce, ma richiedono una ricarica lenta, perché si trovano in sede per molte ore e quindi non c'è necessità di ricariche veloce. Allo stesso tempo però abbiamo fatto un'infrastrutturazione dei parcheggi del centro sportivo della S Roma, dove invece l'esigenza era diversa, cioè abbiamo installato delle colonnine in corrente alternata per le ricariche delle auto di servizio che possono ricaricare benissimo di notte, quindi con una ricarica lenta anche lì. Però c'era la necessità di fare dei rabocchi giornalieri abbastanza frequenti in corrente, diciamo, continua, quindi con una velocità di ricarica un po' più alta, e quindi abbiamo installato delle colonnine in DC da 24 kW. Quindi, in base, diciamo, alle esigenze del cliente, alle auto che sono presenti sul mercato, diamo, diciamo, delle soluzioni diverse. Ovviamente quando si parla di parcheggi aziendali si parla anche di corporate car e bike sharing, dove stiamo facendo anche lì dei progetti pilota sia al nostro interno sia con alcuni partner e con alcuni clienti, per cui, diciamo, ci troviamo a sviluppare, diciamo, questo tipo di servizio anche per la mobilità, diciamo, leggera. Qui c'è il progetto Toyota Lexus, che è un progetto molto molto importante per noi, che ci coinvolge da circa un anno e mezzo. L'avevamo accennato anche lo scorso IMOB. Adesso siamo in una fase avanzata, diciamo, di implementazione. Abbiamo elettrificato oltre 100 concessionari con colonnine ad accesso pubblico per tutti i clienti, non solo per i concessionari o per i clienti Toyota Lexus, e oltre a, diciamo, a questa elettrificazione dei concessionari abbiamo lanciato e stiamo sviluppando anche un'offerta commerciale per i clienti Toyota Lexus, che consiste nell'installazione della wall box e nell'offerta di energia elettrica per i clienti, con una speciale promozione, con una tariffa in fascia F3, quindi nei notturni e nei festivi, con la componente energia uguale a zero. E in questo periodo qua è abbastanza importante avere un'offerta del genere, perché consente un risparmio molto molto significativo. In ultimo, come accennato prima, abbiamo anche delle infrastrutture ad accesso pubblico che stiamo installando in diverse aree dove siamo presenti con le nostre attività: centrali elettriche a fonte rinnovabile, stazioni di servizio di GNL oppure store, alle quali ovviamente abbiniamo la nostra app Edison Plug and Go, che è scaricabile su tutti gli store, che consente di ricaricare ovviamente sulle nostre colonnine, ma essendo, diciamo, in roaming con altri operatori, diciamo, è in grado di ricaricare su tutte le colonnine interoperabili. Io avrei finito. Grazie Nicola per la chiarezza della tua presentazione e per il fatto che la tua azienda praticamente copre a 360 gradi un po' tutti
tutte le necessità di ricarica. Vorrei farti una domanda. Per te, quali sono le criticità che bisogna risolvere per accelerare ancora di più la diffusione dei sistemi di ricarica per privati e aziende? Che sappiamo anche da ieri che la ricarica privata nelle aziende è qualcosa che è un forte abilitatore della diffusione della mobilità elettrica. Allora, come prima cosa, diciamo, è importante che più gente possibile, che siano energy manager aziendali, che siano privati cittadini, conoscano il mondo della mobilità elettrica. E in questo senso, con tutto quel lavoro che facciamo con i MOB durante l'anno, anche con i vari webinar che abbiamo fatto sui condomini, su altre, diciamo, attività, è importante prima di tutto che tutti abbiano più conoscenza possibile, diciamo, di questo mondo, proprio per capire tutte le specificità del settore e per farsi anche un'idea propria prima di poter andare anche alle richieste di offerta e di implementazione di questi sistemi. Io faccio un esempio: su 100 clienti, soprattutto business, che ci fanno delle richieste sulla mobilità elettrica, 90-95 sono di consulenza vera e propria, cioè sono di richiesta di conoscere qual è il mondo, quali sono le possibilità, in attesa di fare, diciamo, questi passaggi. E in più, quello che bisognerebbe fare anche a livello, diciamo, poi di incentivazione è continuare, diciamo, a incentivare, come è stato fatto, questa tipologia di ricarica sulla parte domestica, ma anche estenderla magari alle aziende e cercare di uniformare, di creare un contesto uniforme e costante nel tempo, affinché non si creano, diciamo, delle distorsioni come è avvenuto ad esempio adesso col super bonus, con i massimali, eccetera. Chi poi lo sa tecnicamente di cosa parlo, senza addentrarci troppo, però, diciamo, una omogenizzazione degli incentivi e una, diciamo, costanza nel tempo può portare anche a un boost da questo punto di vista. Quindi bisogna fare, questa mattina abbiamo parlato di fare formazione, qua dobbiamo fare informazione, perché altrimenti voi vi chiedono a voi. No, esatto, più il cliente è dotto e prima, diciamo, si va avanti su questo tema. Grazie. Spero che anche EMOB faccia informazione, sicuramente anche i giornalisti avranno modo di riportare queste cose. Quindi io ringrazierei ancora Nicola prima di passare alla prossima presentazione. Grazie, grazie Nicola. Ed ecco, adesso continuiamo ancora, magari facendo un focus sulla ricarica in casa e in condominio, magari con gli aspetti tecnici, gli aspetti economici e anche autorizzativi. E abbiamo con noi Massimo Minighini, che è il responsabile business e sviluppo del prodotto della società Neogi. Neogi è una società del gruppo Alperia e di Dolomiti Energia. Quindi grazie, la parola Giuseppe. A Massimo. Grazie Giuseppe, buonasera a tutti. Andiamo un po' più nel dettaglio rispetto ad alcuni temi che sono stati sfiorati nella presentazione precedente, e anche perché sicuramente ormai agli occhi di tutti il tema della convenienza di una soluzione di ricarica domestica rispetto alla soluzione tradizionale dell'autotermica. Stiamo tutti aspettando il rinnovo del decreto incentivi fiscali sulla stazione di ricarica, e poi c'è il tema dell'aumento del prezzo dell'energia, quindi sono temi molto diciamo dibattuti in questo periodo. Ecco, sappiamo tutti quanti che l'80% circa delle ricariche avvengono in casa o in azienda. Tuttavia siamo quasi di fronte ad una giungla, nel senso che ci sono molti interrogativi cui bisogna dare risposte. Innanzitutto, cosa costa, come si fa, come si realizza un sistema di ricarica domestico. Si paga di più rispetto ai normali consumi delle utenze di altro tipo. È pericoloso, quindi vediamo di fare chiarezza su questi temi. Le situazioni possibili che possono capitare sono sostanzialmente queste. Abbiamo la ricarica privata, quindi
si utilizza il pod, il contatore del cliente, quindi nel proprio garage, in casa unifamiliare piuttosto che in casa schiera o in condominio. Abbiamo poi quella che definiamo ricarica condivisa, la tipica ricarica condominiale, dove il pod appartiene al condominio. E infine abbiamo sempre una ricarica condivisa, ma dove il pod appartiene ad un operatore dei servizi di mobilità. E tipicamente si tratta questo di un caso di accesso pubblico, quindi ricarica pubblica, come se fosse un centro, ad esempio un centro direzionale o condomini molto grandi. Il quadro normativo cerca di descrivere fondamentalmente quattro aspetti. L'aspetto autorizzativo, quindi qual è l'iter da seguire, l'aspetto tecnico, quindi stabilendo quali sono le soluzioni di best practices, l'aspetto regolatorio, quindi c'è una risposta sul tema tariffe e sul tema punti di prelievo, posso aumentare la potenza, fino a quanto, posso mettere un punto di prelievo aggiuntivo, fino al tema antincendio, che è tutt'altro che da trascurare. Per quanto riguarda l'iter autorizzativo, esistono fondamentalmente due decreti che descrivono tutto il tema. Il decreto del 2016, numero 257, che fondamentalmente ha stabilito due cose importanti. Una, l'obbligo di predisposizione per l'infrastruttura di ricarica su ogni box auto, in certi casi, ad esempio in caso di ristrutturazioni importanti degli edifici. E inoltre il secondo tema è quello della semplificazione dell'iter autorizzativo in condominio. Iter autorizzativo che prevede tre fasi: una richiesta all'amministratore, un'indizione dell'assemblea condominiale con all'ordine del giorno la richiesta di autorizzazione all'installazione dell'infrastruttura, che ricordiamo spesso e volentieri passa per parti comuni e quindi richiede l'ok dell'assemblea. Però poi è stato definito che basta una maggioranza semplice, addirittura in seconda seduta, quindi si potrebbe convocare direttamente la seconda seduta, basterebbe a quel punto il 33% per l'approvazione. Quindi si fa la richiesta all'amministratore e inoltre sempre questo decreto prevede che se l'assemblea non si pronuncia o rifiuta di pronunciarsi entro 3 mesi automaticamente è concessa l'autorizzazione. Quindi c'è una semplificazione, e quello che si sta assistendo nella pratica, per fortuna devo dire, è che gli amministratori si fanno carico della responsabilità di dare l'ok al cliente senza convocare l'assemblea. E questo è una prassi che stiamo riscontrando un po' in tutti i casi e che per fortuna semplifica molto tutto quanto. Infine, l'altro pilastro che ha semplificato l'iter autorizzativo è il decreto semplificazioni dell'anno scorso, che ha avuto la versione finale con il decreto 120 dell'11 settembre 2020, dove è stato definito che non è più necessario eseguire una SCIA, cioè una segnalazione certificata a inizio attività, quindi l'attività edilizia è considerata attività edilizia libera. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, parliamo sempre di quadro normativo, sarà necessario in certi casi previsti dalla legge il progetto elettrico. Ad esempio, però, fino a 6 kW non serve, salvo casi particolari. Oltre sì, quindi bisogna anche stare attenti a questo. Al termine dei lavori, e quindi bisogna rivolgersi sempre a degli elettricisti qualificati, sarà necessario avere una dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito. Se l'impianto preesistente non dovesse avere la certificazione, è sempre possibile ricertificarlo con la DIRI, la dichiarazione di rispondenza. Per quanto riguarda gli aspetti regolatori, c'è il tema dell'aumento di potenza. È importante sapere che fino a 6 kW l'alimentazione avviene in forma monofase, oltre il distributore di default attribuisce il trifase, il che potrebbe sembrare una cosa buona, però in realtà comporta poi un tema di ridistribuzione dei carichi sull'impianto, quindi bisogna prestare attenzione anche a questo. Per quanto riguarda l'opportunità di avere un nuovo pod, sicuramente adesso è possibile,
E già nella normativa preesistente a quella degli ultimi decreti semplificazione si stabiliva che era possibile installare un nuovo pod se serviva per una stazione di ricarica o una pompa di colore e comunque su un'altra particella edificiale è comunque possibile. Ad esempio, se un cliente ha un garage che si trova in un condominio dove non abita, allora può alimentare quella particella edificiale del garage con un pod dedicato. Inoltre il decreto semplificazioni ha confermato che anche in pertinenze private, strade private, la ricarica è un servizio e non una vendita di energia, aprendo la possibilità anche a soggetti terzi di fare questo tipo di servizio per il cliente finale. Per quanto riguarda le tariffe, è chiaro che se ci allacciamo al pod del cliente, quello esistente, la ricarica viene con la tariffa domestica, quindi il costo dell'energia è quello della tariffa domestica. Se invece alimentiamo la wall box, la stazione di ricarica, con un altro pod, un pod nuovo, è necessario prendere la tariffa altri usi e poi vedremo in quali casi conviene uno piuttosto che l'altro. Ultimo aspetto del quadro normativo sono gli aspetti antincendio. Allora, è uscito una circolare nel 2018 del Ministero degli Interni, Dipartimento Vigili del Fuoco, che ha stabilito alcune cose importanti. Allora, innanzitutto che se l'area dove viene installato il sistema di ricarica non è soggetta a rischio antincendio, non è necessaria alcuna prescrizione, e questo è stato un chiarimento importante. Se invece l'area è soggetta a rischio antincendio e poi c'è tutto un insieme di casistiche in cui questo accade, allora sono necessarie delle prescrizioni di vario genere. Ad esempio prescrizioni tecniche come l'installazione di un pulsante di sgancio per l'alimentazione del sistema di ricarica, prescrizioni informative, quindi tutta una serie di cartellonistica sul cavo che va ispezionato prima dell'uso, sulla presenza di una stazione di ricarica al di fuori del box auto, fino a verifiche di tipo periodiche sull'impianto elettrico e sugli estintori. E infine l'ultimo tema che ha disciplinato è appunto un tema molto importante, che stabilisce che appunto quando siamo in area soggetta a rischio incendio, ad esempio in quasi tutti i condomini, perché quando la superficie dell'autorimessa è superiore ai 300 metri quadri, significa che siamo un po' in tutti i condomini. Allora cosa succede? Che non è più possibile utilizzare la presa asciuco e nemmeno il cavo con la control box, ma è necessario installare la wall box. Questo è un aspetto molto importante che il cliente deve conoscere. Quindi, ripeto, questo vale se soltanto se siamo in area soggetta a attività a rischio antincendio. Per quanto riguarda appunto la scelta tecnica, quindi cosa faremo a questo punto? Il cliente avrà degli obiettivi. Gli obiettivi sono avere adeguata potenza disponibile per la ricarica, avere un sistema semplice, non servono dei prototipi fantascientifici. Più il sistema di ricarica è semplice, meglio è e minore il rischio di guasto, di difettosità. E infine, ovviamente, cercare di risparmiare, quindi avere la tariffa più conveniente. E quindi suggeriamo di andare a installare un sistema, quindi una wall box, sotto il proprio contatore, perché così si prende la tariffa domestica, che poi vedremo in un confronto con le altre è la più bassa disponibile. Ecco, portare almeno la potenza a 4 kW e mezzo è un po' un'ambizione esagerata, pensare di portarsi un'auto elettrica a casa e tenere i 3 kW quando già non bastano nell'uso quotidiano di una famiglia con la piastra elettrica, le televisori, il wifi e quant'altro. Quindi almeno il minimo sindacale arrivare a 4 kW e mezzo. Poi non dimentichiamo che ci sono alcune auto come la Zoe che sotto una certa potenza non caricano e quindi bisogna avere un certo margine di ricarica disponibile, certo margine che si ottiene con un dispositivo di controllo di carico, dispositivo che va a misurare
quanto è il consumo attuale sull'utenza principale domestica e di conseguenza restituisce il resto e non di più alla wallbox in modo che non venga superata la potenza totale disponibile dell'utenza. Quindi tipicamente il sistema sarà costruito come in questa foto, il contatore, diciamo, dopo il contatore parte una linea dedicata che alimenta la wallbox, protetta da un magnetotermico più un differenziale di tipo A, che avendo la wallbox anche una serie di protezioni ulteriori per le correnti spurie in corrente continua, non, diciamo, è sufficiente, protegge la linea e anche la presa in base alle normative vigenti, quindi non serve mettere il differenziale di tipo B che costa molto di più. E poi ci sarà una linea che realizza il controllo di carico andando con un dispositivo toroidale a misurare la corrente che fluisce sull'utenza principale e quindi andando poi come retroazione a governare la wallbox. Di conseguenza l'iter complessivo, seguendo tutte queste cose, quindi la richiesta di autorizzazione all'amministratore, l'eventuale assemblea col quorum del 33%, il progetto elettrico, l'esecuzione dei lavori con diciamo, le prescrizioni antincendio e tutto quanto, potrebbe portare via tra i 4 e i 5 mesi. Questo è un tempo che va messo in conto. Per quanto riguarda gli aspetti economici, cosa ci costa fare tutto questo? Spesso si vedono sui social dei commenti di utenti indignati che dicono ma quanto siete cari. Beh, purtroppo ragazzi i costi ci sono, c'è da fare un aumento di potenza, 70 euro al kilowatt, c'è da installare la stazione, da acquistarla, progetto elettrico e tutto quanto, si arriva sui 2000 euro. Poi però per fortuna in questo momento, e converrebbe anche per questa ragione chi ha la possibilità a farlo subito, ci sono ancora dei contributi, ci sono in alcune regioni dei contributi locali, ad esempio sia nella provincia di Bolzano che nella provincia di Trento ci sono dei contributi a fondo perduto di circa 800 euro e poi il bonus detrazione fiscale del 50% in 10 anni è ancora presente fino al 31-12 e qui tutti stiamo ardentemente aspettando che il governo si pronunci ed estenda, ovviamente l'aspettativa è che questo bonus venga esteso anche nella prossima legge finanziaria. Di conseguenza, andando ad approfittare di tutti questi benefici, si può arrivare in certi casi a spendere circa 800 euro di spesa netta per un sistema che poi rimane molti anni, quindi è un investimento tutto sommato a basso costo. Allora, sui pod condominiali in realtà diciamo il discorso è molto semplice, il tema principale è la disponibilità di un posto auto dedicato, cosa assai difficile nei condomini. L'altro tema è quello della ripartizione della spesa e quindi bisognerà identificare una soluzione tecnica che consenta all'amministrazione di ripartire la spesa. Per quanto riguarda l'ultimo caso, che è quello del pod pubblico, qui ci vuole la disponibilità dell'operatore dei servizi di mobilità di installare un pod pubblico, cosa che non è sempre possibile perché se ci sono pochi utenti l'investimento non viene mai ripagato. Quindi questo è un tema che va di caso in caso visto. Come dicevo prima, conviene assolutamente la tariffa domestica, quindi non attivare un secondo pod ma rimanere sul proprio e aumentare la potenza, perché abbiamo una tariffa sui 20 centesimi kilowattora. Se fossimo su un pod aggiuntivo saremmo a 26 centesimi e la ricarica pubblica, invece sapete che su un'infrastruttura pubblica costa circa 40 centesimi. Niente, due parole su Neogi. Neogi è la joint venture dei gruppi Alperia e Dolomiti Energia, che appunto sviluppa sistemi per la mobilità elettrica. Abbiamo circa 800 punti di ricarica in Italia, dando accesso a altri 15.000 degli altri operatori, più 100.000 su tutto il circuito europeo di Hubject. Grazie. Grazie a te, Massimo. Grazie. Grazie per averci spiegato in maniera molto precisa tutte le casistiche della ricarica, grazie per averci detto che servono dei tempi, serve qualche mese. Io ho avuto diversi amici che mi dicevano vado a comprare la macchina elettrica, aveva già lì il preventivo e gli ho detto scusa ma dove la ricarichi? E mi ha detto la ricarico fuori, ok,
ma dov'è la tua la colonnina? Sei sicuro? Sei sicura di che vuoi andare a caricare lì lasciando fuori l'auto, caricando a 40 centesimi al kilowattora? Bene. Sono andati, hanno scritto una lettera al loro amministratore di condominio. La macchina non l'hanno ancora presa. Quindi è importante partire per tempo. Noi come RSE diciamo, prima pensate a chi fa, a chi acquista le flotte, a chi vuole acquistare le flotte. Prima pensate alle infrastrutture di ricarica e poi alla flotta. Vabbè, comunque una domanda anche per te. Ma con l'aumento del costo dell'energia di quasi un 30%, aumento del costo del carburante, c'è qualche dubbio a valle di questi aumenti da parte dei clienti, che poi, cioè dei vostri clienti che vi chiedono infrastrutture di ricarica? C'è stato un aumento, un calo? Dimmi tu. Allora, su questo tema consigliamo di tenere i nervi saldi, come quando le azioni nella borsa scendono improvvisamente. Il sospetto è che ci sia una grossa bolla che prima o poi svanirà. Teniamo presente che è vero che c'è stato un aumento del circa 30% del costo della bolletta, che è stato mitigato peraltro da un recente provvedimento dell'autorità. Ma anche i carburanti sono saliti, più o meno della stessa percentuale. Quindi assolutamente cercare di sfruttare gli incentivi ancora presenti in questi ultimi mesi dell'anno, che verranno certamente riconfermati, poi però meglio muoversi per tempo, come diceva prima Giuseppe, nervi saldi e tenere presente che è un investimento tutto sommato contenuto che serve per molti anni. Quindi iniziamo a pensare all'infrastruttura e poi alla macchina elettrica, e bisogna rivolgersi a dei tecnici che sono qualificati, perché le cose da fare, gli adempimenti sono molti, e prima di tutto è la sicurezza. Grazie ancora Massimo. E adesso darei la parola all'ingegnere Duccio Resti, che è responsabile sviluppo business di ProDrive per quanto riguarda il Sud Europa. Quindi la parola a Duccio, che ci parlerà del portafoglio di soluzioni per la ricarica di ProDrive. Intanto vorrei ringraziare Class Onlus, ingegner Mauri, e il consolato e l'ambasciata olandese per la nostra presenza qua oggi. È la prima volta che venivamo, che scendevamo in Italia, e tastando un po' il terreno, le sensazioni e quello che è un trend che sta cambiando la vita di noi tutti i giorni. Quindi grazie per l'ospitalità. Sono stato piacevolmente sorpreso dell'accoglienza, ma anche della diffusione di tecnologia e di trend che cambieranno la nostra vita nei prossimi anni. ProDrive, fino ad ora abbiamo sentito degli interventi interessantissimi su casi pratici che toccheranno la vita degli italiani. Vorrei darvi semplicemente un piccolo, tornando un po' su una scala un po' più ampia, la visione di quella che è la nostra realtà, essendo un'azienda privata olandese, quindi con vocazione europea, ma con sguardo su tutto il mondo, avendo facilities in Nord America, in Cina e in Giappone. E quindi sostanzialmente collezionando un po' quelli che sono tutti i feedback e tutti i trend che stanno cambiando la società globale in questi giorni. Come vi dicevo, ProDrive è un'azienda privata, tra le aziende europee più performanti private, nata nel 93 come fornitore di primo tier per i semiconductor capital equipment e per il medicale. Stiamo riutilizzando le nostre tecnologie negli ultimi 15 anni per anticipare e sviluppare prodotti, servizi che diano un valore aggiunto a quella che è la grossa transizione nel mercato e nella mobilità elettrica. La nostra è un'organizzazione molto molto dinamica, l'età media è 28 anni, 70% di educazione superiore, quindi Master of Science, dottorati di ricerca, e
sfruttiamo quindi questo grosso hardcore di competenze tecniche dislocate in tre principali facilities, Eindhoven, Boston, Suzhou, per sviluppare tecnologie e prodotti che servano local to local i mercati e quindi dando un valore aggiunto in termini di competenze tecniche e prodotti per business e OEM, quindi leader principalmente in questi tre settori, semiconduttori, medicale e automotive. Siamo molto flessibili e questa flessibilità ci aiuta ad anticipare certi trend e a sostanzialmente essere dinamici anche nel cambiare i processi manifatturieri che volente o nolente stanno impattando tutta quella che è la filiera manifatturiera nell'automotive, nel truck, nelle due ruote. Come potete vedere, il footprint è quello di azienda locale, europea, ma con copie exact, quindi con fabbriche, con sedi su tutto, tutto il mondo, sviluppando 6 programmi principali che combinati possono dare soluzioni per minimizzare il tempo time to market, quindi minimizzando i rischi e aumentando il valore aggiunto per i prodotti ai clienti finali. La nostra filosofia è, in collaborazione con i nostri partner, quella di sviluppare design, definizioni di componenti elettronica, ottica, magnetica, testare, crash testare all'interno delle nostre facilities questi prodotti. Oggigiorno, quanto riguarda la mobilità elettrica, alcuni fattori sono fondamentali, tipo l'ingress protection, ovvero la sicurezza da shock elettrico, quindi sono test che devono essere effettuati in maniera micragnosa per far sì che questi prodotti siano sicuri per l'utente finale. E quindi abbiamo delle test facilities con standard globali riconosciuti nelle tre nostre sedi, per poi continuare verso quella che è la manifattura, quindi l'assemblaggio di un componente per quanto riguarda meccanica, elettronica, elettromeccanica, system integration. Questi mostrati in questo momento, e mi scuso se non ho detto fin dall'inizio la presentazione in inglese, poiché nella standardizzazione noi abbiamo la nostra forza e quindi la standardizzazione ci porta a dire che presentiamo queste slide qui, come in America, come in Giappone, come in Cina, come in Israele, e quindi un linguaggio comune deve essere trovato. In questo momento il linguaggio comune è l'inglese, mi dispiace per non aver traslato e tradotto queste slide in italiano. Oggi mi vorrei soffermare, dato l'argomento caldo, su quelli che sono i prodotti per la ricarica, quindi quelli che sono i trend che noi abbiamo, che stiamo analizzando e che stiamo vedendo in quella che è la ricarica oggi, tra 5 anni, tra 10 anni, nel futuro in senso lato. Le soluzioni che stiamo creando riportano indietro agli anni 90, quando la conversione elettronica proveniente dagli ambienti come high-end nei supercomputer o nei semiconduttori era un must. Adesso la conversione elettronica deve diventare molto più fruibile per i consumatori, in quanto l'avvento dell'elettromobilità porterà, volente o nolente, a dei sistemi che devono essere disponibili su larga scala e sicuri. E quindi fino dal 2016 ci siamo trovati a dover affrontare delle sfide tecnologiche assieme a dei grossi OEM nell'automotive che non avevano queste competenze o che si trovavano di fronte a uno tsunami tecnologico, poiché avevano know-how e asset dati da anni e anni di sviluppo, motori endotermici o di altri tipi.
quindi si dovevano trovare di fronte a queste sfide tecnologiche e non avevano sostanzialmente gli asset e le capacità per trovare delle risposte immediate che però il mercato domandava. Quindi sostanzialmente la roadmap che vedete qui è quella di sistemi di sviluppo che dal 2016 sono a corrente continua in IC per un kilowatt, per 11 kilowatt, fino a degli sviluppi che adesso siamo in fase di pre-development per sistemi di ricarica wireless e ACDU. Quindi stiamo valutando quali sono gli orizzonti tecnologici di queste componentistiche. Quando si parla di ACDU si parla di conductive charging, quindi sostanzialmente di sistemi robotizzati, quindi bracci robotizzati che con un pairing magnetico vadano a detettare dove si trova il socket nel veicolo, che sia sotto il corpo, quindi underbody, o che sia da un lato, per sostanzialmente evitare il contatto umano quando il veicolo si posiziona nel parcheggio nel posto di ricarica. Un'altra tecnologia che mi affascina, che è la tecnologia wireless, è una tecnologia che secondo noi arriverà, ma sarà una tecnologia molto difficile da far atterrare, in quanto se è possibile adesso caricare per esempio telefoni e dispositivi personali secondo determinati standard, molto più difficile sarà riuscire a fare il pairing e trasmettere, ricaricare pacchetti di batteria di dimensioni e con complessità maggiori per automezzi, macchine, e quindi è una sfida che ci troviamo davanti, è una sfida che già ha dei costi piuttosto elevati, però tante realtà ci stanno già spingendo per il wireless charging. Come potete vedere, questi sono alcuni prodotti che sono in fase di sviluppo e altri prodotti tipo la ricarica veloce in district charging che arriverà fino agli 11 kW che sarà bidirezionale. Sono già sistemi presenti, altre realtà le stanno sviluppando, ma sono anche molto molto difficili da far atterrare in un contesto cittadino, in quanto attualmente sono veramente ingombranti e difficili, e anche difficili da rendere, diciamo, neutri verso l'utilizzo dei cittadini. C'è un futuro, ti chiederei di chiudere. Sì? Vediamo alcuni trend qui con dei pro e dei contro. Sicuramente il futuro, anche legato a tecnologie come l'ADAS e l'IDAR, ci porta a dire che il comfort charging e il parcheggio automatico saranno dei trend da tenere in considerazione, quindi riduzione di spazi, automazioni, tutto quello che è il processo di ricarica, e opportunity charging. Questo opportunity charging è sostanzialmente una riduzione poi del pacchetto batterie, una riduzione dei momenti di picco e quindi una stabilizzazione della rete che dovrà sostenere quindi meno picchi. E alcuni esempi mostrati qui sono, danno un'idea di quelle che sono le tecnologie che stiamo sviluppando e grandi compagnie stanno sviluppando in questo momento, con pro e contro relativi a quelli che sono dei trend di spazio, di tecnologia, di comfort. Questo però è dà un'idea di quello che sarà, che saranno le sfide tecnologiche nei prossimi anni, e siamo qui anche a collezionare feedback dai leader in questo settore dall'opinione pubblica e dagli operatori di energia per capire dove questo settore sta andando. Grazie Duccio per la tua presentazione. Vedo che la vostra azienda copre un po' tutte le tipologie di ricarica, di connessione, diverse tensioni, e abbiamo parlato di mobilità per terra, aria, acqua, e vedo che le copre tutte e tre.
Vorrei chiederti una cosa, come vedi l'ulteriore futuro tecnologico tra tutte queste tecnologie, quale sarà quella che sarà più che si svilupperà di più, cioè quali sono i trend tecnologici nei prossimi anni in Europa e nel resto del mondo? Brevissimo, perché siamo già fuori. Stiamo vedendo anche da trial test come la ricarica AC sarà il trend base per un motivo ben critico, l'interoperabilità dei sistemi. Quindi indipendentemente dal veicolo, dal software e dal tipo di ricarica, è una tecnologia che sarà base, cardine per i prossimi anni, e sul quale ovviamente può essere invertita verso una ricarica più veloce, ma sarà questa sarà necessaria solo se tutte le parti confluiranno per avere soluzioni e una rete quasi neurale di ricarica su ogni punto elettrico disponibile. Grazie. E darei la parola ora ad Alessandro Cicerchia, che è responsabile vendite di Alfen Italia, che ci parlerà di casi studio e soluzioni realizzative che Alfen ha fatto e che vuole portare alla conoscenza di EMOB. Alfen è un'azienda, anche lei olandese, che negli ultimi anni si è sviluppata enormemente, tanto che quest'anno ha prodotto oltre 100.000 infrastrutture di ricarica. Grazie, buonasera a tutti. Inizio con la mia presentazione, che chiude questa tavola, rispondendo a quella che forse può essere la prima domanda, ovvero chi è Alfen. È un brand non particolarmente noto ancora oggi in Italia, ma in realtà è un'azienda che viene da molto lontano, è un'azienda che ha 80 anni o più di 80 anni di storia, nasce in Olanda, come abbiamo detto, nel 1937 e si è sviluppata ampliando il proprio business sulle smart grid, sullo storage, sulle infrastrutture di ricarica. Su queste ultime già può vantare oggi una storia di oltre 12 anni di esperienza. Ha iniziato nel 2008, quindi ovviamente agli albori della mobilità elettrica, e ha il suo mercato oggi principale nei paesi del nord Europa. Parliamo ovviamente oltre all'Olanda, Germania, Inghilterra, i paesi nordici. Nell'ultimo periodo ha deciso di entrare anche sui mercati del sud Europa, Portogallo, Spagna e appunto Italia, proponendo le proprie soluzioni. Alfen è un'azienda che oltretutto è quotata in borsa dal 2018 e oggi opera a livello globale in tutto il mondo. Ho portato oggi un paio di esempi di che cosa fa questa azienda e di quelli che sono i punti chiave, secondo noi, di uno sviluppo e una transizione verso la mobilità elettrica che sia rapido ed efficace. Questo è uno degli esempi forse più interessanti, riguarda la riqualificazione energetica che è stata affidata ad Alfen del Carsgeen Stadion all'Aia in Olanda, in cui tutte e tre le anime di questa azienda hanno partecipato insieme per creare quello che è un progetto di efficientamento energetico totale, ovvero, come potete vedere da questa immagine, tutta la parte superiore, la copertura dello stadio, è stata ricoperta con dei pannelli fotovoltaici che immagazzinano, producono elettricità durante la settimana. Questa elettricità, energia, viene immagazzinata in dei sistemi di storage che sono alla base dello stadio e durante il weekend vengono rilasciati per alimentare ovviamente lo stadio, quindi durante gli eventi sportivi, ma anche per alimentare il parcheggio in cui sono state installate tutta una serie di infrastrutture di ricarica che vengono in questo modo alimentate peraltro con energia 100% proveniente da fonti rinnovabili. Ecco, questo è un bel esempio di come diverse tecnologie possono contribuire insieme per andare a creare un sistema altamente efficiente e innovativo come quello di, appunto, del Carsgeen Stadion. Un altro interessante
Un altro interessante progetto che abbiamo realizzato, questo ormai già diversi anni fa, ne abbiamo fatti molti altri dopo come questo, insieme a E.ON, qui ci trovavamo invece a risolvere un problema di una struttura recettiva, la Green Guest House, in cui c'era la volontà di avere di nuovo il più possibile un'offerta verde verso i propri clienti. C'era però una disponibilità di potenza molto limitata e molto variabile durante la giornata. Questo perché ovviamente durante il momento in cui, non so, ad esempio i condizionatori delle stanze erano tutti operativi, le cucine lavoravano a pieno regime, la disponibilità di potenza era molto molto limitata, mentre al contrario era più che ampia, ad esempio nelle ore notturne. Cosa abbiamo fatto qui? Abbiamo risolto il problema connettendo l'infrastruttura direttamente con il punto di consegna del cliente, riescono a scambiarsi informazioni e dati e l'infrastruttura è in grado di capire da sola qual è la potenza residua disponibile in quel momento e quindi variare durante la giornata l'assorbimento verso il veicolo. Questo permette di avere ovviamente di evitare che vi siano dei distacchi o delle interruzioni di corrente dovute a un sovraccarico elettrico interno, sistema che poi abbiamo sviluppato molto in seguito. Un altro esempio molto interessante simile è quello che abbiamo realizzato presso gli hub portuali in Inghilterra, vicino Londra, di Volkswagen. Questi sono i principali hub in cui Volkswagen, le navi che apportano le auto Volkswagen dedicate al mercato inglese, sbarcano le auto. Vi sono degli enormi piazzali in cui queste auto vengono temporaneamente stoccate in attesa di essere inviate ai concessionari. Ovviamente anche le auto elettriche vengono parcheggiate in questi hub ed era necessario poter fornire ai veicoli elettrici una quantità di ricarica sufficiente per poter essere comunque consegnate in grado di marciare, quindi comunque cariche. Di nuovo, problema potenza non infinita, perché qui parliamo di enormi piazzali, parcheggi, in cui non è prevista un'importante utenza dal punto di vista di potenza, disponibilità di potenza. Cosa abbiamo creato qui? Qui abbiamo messo in connessione tutte le infrastrutture di ricarica installate nei parcheggi tra di loro e il lab portuale ci ha fornito una potenza minima sempre disponibile e le infrastrutture che parlano tra di loro sono in grado di scambiarsi l'informazione sulla quantità di energia richiesta istante per istante ad ogni presa dalle varie macchine collegate. Questo ha permesso di sganciare, agganciare, modulare la potenza tra i vari veicoli connessi in questo, come se fossero connessi a un'unica infrastruttura che è in grado di dosare istante per istante la disponibilità di potenza sui vari veicoli. In questo modo, di nuovo, il livello massimo fornito di energia disponibile viene sempre saturato, mai superato, e tutte le auto vengono o alternativamente ricaricate o ricaricate a potenze variabili a seconda delle situazioni di carica in cui si trovano. Tutto questo è stato possibile realizzarlo grazie a importanti partnership che abbiamo stretto con diverse aziende e clienti, perché poi alla fine la nostra filosofia è quello di riuscire a capire qual è il problema del cliente, qual è la situazione in cui bisogna andare a installare il prodotto e trovare per ogni singola situazione quella che è la soluzione più conveniente. Soluzioni standard non esistono, esistono diversi tipi di configurazioni che permettono di soddisfare le diverse esigenze. Questo è un lavoro che può essere fatto e può avere successo solo quando si lavora insieme, in partnership con il cliente o grandi aziende, che mettendo a fattor comune il know-how e riuscendo a trovare quelle che sono delle soluzioni ottimali. Questo secondo noi è la strategia che può veramente portare a un'efficace e rapida transizione verso una mobilità elettrica e sostenibile. E sono stato super rapido. Sei stato precisissimo.
Una domanda, ma quali sono i motivi di questo successo di Alfen, che è arrivato a vendere più in un anno più infrastrutture di ricarica che quelle che in Italia sono installate ora, in un solo anno? Devo dire sì, l'espansione è stata, nell'ultimo periodo, è stata veramente importante. Un po' quello che ho cercato di trasmettere nel tempo limitato a disposizione sono state sicuramente, grazie un po' anche ai 12 anni, 13 anni di storia nello sviluppo del prodotto, nel riuscire oggi ad avere delle soluzioni così customizzabili, in grado di entrare in qualunque tipo di situazione di installazione, quindi anche ambienti complessi, che hanno permesso poi di risolvere la vita ai tecnici che devono realizzare gli impianti e al cliente che ha delle esigenze ben specifiche, in modo semplice, perché poi l'infrastruttura di ricarica non deve essere un ulteriore problema che il cliente deve gestire, ma al contrario deve essere la soluzione ai problemi nuovi che ovviamente un cambio di mobilità porta. Quindi è la vostra esperienza che permette di dare la giusta soluzione in tutte le situazioni. Abbiamo ancora giusto 4 minuti, sul quale io vorrei fare un giro di tavolo con una domanda finale. Visto che c'è qua il dottor Piazza e che vuole sapere che cosa vogliamo chiedere agli enti governativi, come spendere i soldi del PNR, 30 secondi a testa, iniziando prima da Miles Parisi, che forse posso già immaginare cosa chiederà. Beh, ma la domanda è sempre la stessa. Noi abbiamo grandissimi investimenti da fare che probabilmente verranno finanziati dal PNRR, i tempi però sono strettissimi e i tempi autorizzativi e realizzativi molto lunghi. Per cui o si semplifica una certa procedura, una certa normativa, o sarà difficilissimo realizzare le opere entro il 2026. Quindi semplificazioni. Andiamo a... Passiamo a navigazione laghi. Ma io non posso che ribadire quanto ho detto prima, cioè teniamo moltissimo a mostrare che una navigazione full electric si può fare e si può fare sui 3 laghi più grandi che ci sono in Italia. Grazie, grazie. Anche all'Ordine degli Ingegneri di Milano per quanto riguarda... Sì, eccolo qua, è andato. Ma l'Ordine degli Ingegneri, dovrebbe in politica contare un po' di più, perché gli ingegneri contano molto poco in politica e si vede. Basta. Va bene, passiamo la parola. No, io direi di focalizzare questi soldi in investimenti ben definiti, magari senza sprecarli in troppi rivoli, in troppe attività che magari non riescono a garantire una bella infrastruttura di ricarica veloce che possa essere sfruttata da tutti. Quindi infrastrutture di ricarica veloce. Passiamo a Massimo Minighini. Allora, PNRR, attribuzione degli incentivi con regole semplici direttamente agli operatori e non passare per le regioni, se no non si finisce più. Semplificazioni. Duccio? Sì, probabilmente semplificazioni e deburocratizzazione del processo per quantomeno appaiare l'Italia a legislazioni in altri paesi europei e velocizzare quindi tutto quella che è l'apprendimento e l'atterraggio dell'elettromobilità in Italia, sicuramente. E infine ad Alessandro. Beh, non posso che unirmi al coro, nel senso che alla fine oggi veramente ciò che penso freni di più lo sviluppo della mobilità è il difficile iter burocratico che qualunque azienda voglia installare, per esempio in ambito pubblico, deve affrontare per poter avere autorizzazioni, finanziamenti, accedere a bandi. Non per niente oggi gran parte del business sta partendo in ambito business piuttosto che privato. Sarebbe bene che anche tutto ciò che appunto riguarda l'istituzionale seguisse di pari passo. Non posso che lasciare le conclusioni a Camillo Piazza, che vuole abolire il TAR. Però vabbè, e quindi però c'è il messaggio. Non l'ho menzionato. Il messaggio, forse qualcun altro in sala vorrebbe abolirlo, però semplificazioni e chiarezza del framework regolatorio. Penso che sia questo il messaggio
che ne esce dalla platea. Quindi io vi ringrazio e passo la parola al prossimo relatore.